Buon pomeriggio. Oggi, dopo una prima lezione in cui abbiamo visto proprio una introduzione a MATLAB Simulink generale, i comandi, l'ambiente di lavoro, un po' come importare e esportare dati. Adesso passiamo ad una prima esercitazione, giusto per cominciare a utilizzare lo strumento con un'applicazione che è vicina agli argomenti del corso, ossia di teoria dei sistemi. Allora, quello che noi facciamo adesso è simulare questo modello dinamico. Quindi noi adesso simuliamo un circuito RLC. Il modello matematico di questo circuito l'abbiamo già ricavato, per cui noi adesso quello che dobbiamo fare è abbastanza, diciamo, semplicemente mettere questo modello in Simulink e poi lanciare la simulazione. Il testo mi dà, vabbè, il modello, questo è lo stesso della lezione introduttiva, poi andiamo a prenderci le equazioni, ma il testo mi dà anche tutte le condizioni con cui fare la simulazione. Perché questo? Perché questo modello noi lo utilizzeremo anche in futuro per fare tutta una serie di esercitazioni e poi perché su un circuito di questo tipo, diciamo così semplice, un RLC, ho acquisito i dati reali, quindi alimentandolo con questa tensione e con questi dati ho acquisito e li utilizzeremo per fare delle piccole progetti di stima dello stato con dati reali. Va bene, quindi questo è il motivo per cui io vi do questi numeretti e vi diciamo suggerisco di conservare il modello che avete sviluppato, per cui nel momento in cui oggi finiamo l'esercitazione, se non finite, se qualcosa non va, dedicate del tempo poi per completarlo, oppure diciamo io quello che normalmente faccio, poi metto a disposizione diciamo la cosiddetta soluzione, cioè il codice con cui si poteva eseguire questa simulazione. Allora, vediamo cosa chiede il testo. Allora, mi impone un certo ingresso, mi fornisce il tempo finale della simulazione, il passo di campionamento. In realtà questa è una simulazione, questo è un modello tempo continuo perché diciamo, ho un circuito RLC, per cui so che le equazioni descrittive dell'induttanza e della capacità sono il tempo continuo. Perché qui c'è un passo di campionamento? Beh, sia per la simulazione, cioè sto fornendo un dato che potrebbe essere utile al progetto, diciamo, del file Simulink, e sia perché evidentemente, diciamo, sto dicendo, guarda, in uscita io voglio che tu acquisisca i dati con questo passo di campionamento. Dopodiché io do delle indicazioni, nel senso io voglio salvare nello spazio di lavoro le grandezze che mi interessano. Cosa mi interessa? Mi interessa un po' tutto. In questo caso l'ingresso, lo stato e l'uscita e anche ovviamente la variabile tempo. E poi voglio disegnare qualche grafico. Col MATLAB è estremamente semplice, però io voglio rappresentare tutto ciò che è uscito dalla simulazione, perché voglio, diciamo, quante più informazioni possibile su come è andata la simulazione. Se c'è qualche baco me ne posso accorgere guardando tutto ciò che esce fuori, no? Tutte le variabili, tutte le variabili. Ok, e poi qua dico, va bene, fammi anche questo grafico specifico, cioè un grafico con x1 in ascissa e x2 in ordinata. Quindi gli assi sono spazio, questo si chiama poi spazio delle fasi, lo vedremo dopo. Allora, questo è quello che noi dobbiamo fare oggi. Adesso, poiché è la prima volta che faccio questa esercitazione in remoto per questo corso, come vi ho già detto, io che cosa facevo che cosa farò, spero, l'anno prossimo quando torneremo in presenza completamente. A questo punto io vi lasciavo lavorare, nel senso, c'è stata una lezione introduttiva, c'è un testo e ora io dico cominciate voi.
rimanevo fra i banchi e davo, diciamo, per chi si fermava, davo lo spunto per continuare. Però il concetto dell'esercitazione, così come l'ho sempre, diciamo, organizzata, lavora lo studente e, diciamo, sbatte la testa su ogni singolo passaggio, in maniera tale che poi le cose gli rimangono più impresse. Adesso, anche se siete pochi, io credo che questo non sia possibile in remoto. Cioè, adesso segnarvi il codice e rimanere qui, anche se magari vi chiedo di condividere lo schermo, francamente io non credo che sia utile a capire ciò che state facendo. Quindi io ho deciso di fare io l'esercizio adesso, non so quanto ci metto, ora lo vediamo insieme, e poi rimango qui, nel senso che poi voi dovreste cominciare a farlo, va bene? E rimaniamo qui, vediamo questa prima lezione come va, quanto tempo ci mettete, se lo ritenete, diciamo, valido come strumento o meno. Oppure l'alternativa qual è? Che io faccio, diciamo, l'esercizio, vi faccio vedere, ovviamente interrompetemi, fate domande, insomma, se non sono, se sono troppo veloce in alcuni passaggi, e poi voi ve lo fate con calma. E quindi lo rivediamo magari la prossima volta, la prossima lezione di esercitazione. Questa è l'alternativa. Va bene? Quindi ora cominciamo e vediamo come va. Allora, il MATLAB io l'ho già aperto. Aumento il font, giusto perché voi non vedete niente, immagino. Allora, questo va bene come dimensione? Si legge? Sì, prof. Va bene, allora 18. Ok. Allora, a questo punto io apro un Simulink, la finestra Simulink vuota, e sapete bene che ci metto un sacco di tempo, ma siccome l'ho già aperta, è andata bene. Ok, questa è la mia fi finestra Simulink vuota. E devo cominciare a programmare. Allora, che cosa faccio? Cosa devo fare? Beh, prima di tutto devo vedere il modello matematico. E allora vado a riprendere Professore, la lezione introduttiva. Sto qua un attimo. Sì, mi dica. Certo. posso fare una domanda al volo prima di iniziare? Per le registrazioni le ha detto che le dobbiamo inviare un'email e lei ci Una aggiunge mail. la cartella, Sì. giusto? Una Ok. mail con l'indirizzo istituzionale e poi io Va bene. vi do accesso tutta come in lettura a tutta la cartella con tutte le lezioni di teoria dei sistemi, per cui lo fate una volta e basta. Ok, grazie. Bene. Allora, adesso io che cosa faccio? Quindi vado a prendermi il modello matematico. Quindi adesso apro il file PDF dell'introduzione. Se si apre, perché non si apre? Ok, allora, circuito RLC, lo cerco proprio per parole chiavi, eccolo qua. Allora, che cosa prendo di questo circuito? Come vi ho detto nella lezione introduttiva, io ho sviluppato una serie di esempi. Per ognuno degli esempi, diciamo, devo preoccuparmi della fisica che li descrive, però in questo corso noi tendenzialmente partiremo già dal modello. Quindi io adesso devo semplicemente girare la pagina e devo simulare questo modello qui con le matrici che hanno questa forma qui. Ok? LRC sono dei dati del problema. Ok, allora che cosa faccio? Beh, lo schema blocchi, vediamo un attimo lo schema blocchi, perché lo schema blocchi ci siamo detti che è una forma, diciamo, se volete, di programmazione, nel senso che questo è un metalinguaggio alla Simulink, che non è l'unico ovviamente di strumento per fare queste simulazioni grafiche. Allora, io partirei dal blocco integratore. Quindi io che cosa faccio? Vengo qua. E a questo punto, library browser, io qui ho commonly used block e
e vedo se c'è un integratore. Qua c'è scritto proprio integrator, per cui c'è l'integratore. Ok, lo trascino, questo è molto piccolo, per cui io cerco di zoomare un po'. Vediamo un po' come si zoomma. Ah, si zoomma con la rotellina e basta, ok? Quindi con la rotellina zoom, e quindi ecco qua. Questo è il mio bravo integratore. Ora, nell'ultima versione, voi non so se ci avete fatto caso, quando ho preso l'integratore, lui mi ha chiesto subito le condizioni iniziali. Lo posso rifare, ne prendo un altro, lo trascino. Vedete, initial condition. Questo non lo faceva fino a poco tempo fa. Io ora questo lo cancello perché non mi interessa. Ma non importa, nel senso che in questo blocchetto all'interno ci sono i parametri di questa operazione. Quali sono i parametri? Quindi clicco due volte col tasto sinistro. Allora, se vedete, i parametri sono tanti. Va bene, la prima volta sicuramente l'impatto dei blocchetti Simulink, la prima volta lascia un po' disorientati, perché hanno messo ogni blocchetto fa tante tante cose. Va bene, questo è molto comodo per chi già ha una certa esperienza di Simulink, però disorienta chi lo vede per la prima volta, come voi. Va bene, per cui vediamo un attimo, io vi dico quali sono i parametri importanti. Allora, external reset, ma non ci interessa. Da dove prendo le initial condition source interne? Ok. Quali sono le condizioni iniziali? Beh, questa è la cosa più importante di un integratore, le condizioni iniziali e anche di un sistema dinamico. Le condizioni iniziali sono estremamente importanti. Io metto x con 0, cioè io metto una variabile, vedete? Non sto mettendo un numeretto. E premo ok, tutto il resto lo ignoro. Apply, ok. Allora lui mi ha dato un errore, cioè un warning, e diciamo questo blocchetto è rosso. Perché questo blocchetto è rosso? Perché effettivamente lui dice: guarda, tu mi hai dato una variabile, ma io non la conosco. Ok? Va bene così. Io non voglio mettere i numeri all'interno dei blocchetti Simulink, io voglio mettere delle variabili. Dopodiché, le mie variabili io le vado a definire in un scusate un attimo, le vado a definire in un file.am, ok? Allora, adesso fatemi creare una cartella temporanea, come si fa? No. Allora, vabbè, devo passare da qua. Un attimo, creo un attimo una cartella temporanea per questa esercitazione. Adesso io qua quindi creo un nuovo script in cui io comincio a definire i valori che poi verranno letti dal Simulink. Quindi qual è il mio scopo adesso? Avere in un unico punto tutte quante le variabili della simulazione. Perché questo? Perché è molto più facile poi fare debug. Guardate, quello che noi stiamo simulando adesso è la cosa più semplice possibile, un sistema dinamico spazio e stato di dimensioni 2, quindi sarà estremamente semplice. Però sia diciamo poi il progetto, ma poi soprattutto, vabbè, voi siete magistrali informatici, per cui non lo devo dire a voi, cioè quando fate cose più complesse, l'anno prossimo quando farete robotica, voi scoprirete che se cominciate a scrivere un codice pulito dall'inizio sarà molto più facile dopo trovare i bug. Perdete qualche minuto in più all'inizio, ma risparmiate delle ore dopo. Ok? Quindi non voglio nessun numero all'interno dei blocchetti, così come non voglio numeri all'interno delle funzioni. Ci devono essere solo variabili e i numeri devono essere tutti quanti in un solo punto, tipicamente all'inizio. Allora, qual è la condizione iniziale per questa simulazione? Se io metto 0, 0 significa che gli sto dicendo, vado a vedere qual è, diciamo, il significato fisico, la x1
X2 sono dove stanno scritti qua, sono la corrente e la tensione d'uscita, ok? E quindi dico, vabbè, tu cominci con una corrente nell'induttanza nulla e una tensione d'uscita nulla. Ok, guardate, un'altra cosa che già vi ho detto del MATLAB. Io gli sto dando qua un vettore 2x1, quindi vuol dire che il blocchetto può ricevere in ingresso un vettore 2x1 e integrarlo. Se per sbaglio io gli avessi dato una condizione iniziale di dimensioni diverse, cioè uno scalare, lui avrebbe comunque integrato, assumendo che quello 0 valeva per tutte quante le componenti. Ok? È una scelta che non condivido, già ve l'ho detto, però diciamo è la scelta del MATLAB. Io come chiamo questo file? Lo chiamo init, cioè un file di inizializzazione. Ok? E quindi torniamo al mio Simulink. Eccolo qua, torniamo al mio Simulink. Allora, questo è l'integrale. Ora, x punto è uguale a x più bu. Quindi io qui dentro gli devo mettere la somma di ax più bu. Quindi cosa mi serve? Un nodo sommatore. Ora, se ce l'ho nei blocchi comuni, lo prendo dai blocchi comuni, eccolo qua, sommatore. Ok? Vuole la lista dei segni più e più, nel senso che lui può cambiare eventualmente i segni dei due segnali, quindi sono quelli di default, altrimenti se no glieli metto e va bene così. In realtà ho fatto una scemenza perché lui adesso mette sopra e sotto. Perché lui, un attimo solo, qua nell'help lo dice anche. Allora, se io uso questo simbolo, lui, vediamo un po', ecco qua. Ok, vabbè, questa è una scemenza, me lo sono messo, l'ingresso me lo sono messo a sinistra, però è solo un fatto tipografico. Ok, adesso posso unire questo. Guardate, più e più non c'è nulla da... ultimamente ha messo il Simulink, ha reso più intuitivo collegare i blocchi. Va bene? Ok. Allora, chiaramente l'uscita di questo blocchetto dovrebbe essere la X. Quindi io qui e l'ingresso qua ho BU. Ok? Quindi adesso che cosa devo fare? Prendiamo una sorgente che sarebbe la U e gli diamo un ingresso a gradino. Quindi un generatore di gradino, no? Perché è stato richiesto dal simulatore. Allora, qua non c'è il gradino, quindi vado nelle sorgenti. Ok, e nelle sorgenti, ah, eccolo qua. Quindi c'è prima la rampa e poi il gradino. Vabbè, questo è il mio bravo gradino. Lui vuole sapere in quale istante far partire il gradino, ok? Beh, questa è l'unica cosa in cui ci posso mettere 0, cioè lo faccio partire da 0, non mi interessa. Però vedete che l'unica cosa che mi ha chiesto, in realtà, quando io ho un gradino, l'altra cosa che mi interessa no, è il valore iniziale e finale, cioè non è così banale. Per cui io qua ci metto una VI, tensione di ingresso, ok? E poi lui vuole sapere quale sample time. In realtà, per gli ingressi, questo lo possiamo anche un attimo ignorare, nel senso che lui genererà un gradino come ritiene opportuno per fare la simulazione. Ok? Quindi apply e anche questo diventa rosso perché VI non ci sta. Allora io vado poi qui e dico guarda che VI è uguale a 3 perché era 3 volt, va bene? Io posso anche cominciare a lanciarlo questo qui, questo init. Lo lancio e se guardo qui a destra ho definito queste variabili e a questo punto lui qui rimane rosso finché non lancio la simulazione. Va bene? Perché nessuno gli ha detto di andare. Lui guarderà nello spazio di lavoro quando io lancio. Ok. Ora devo, questo è U, quindi devo fare B per U. B per U. Devo cercare un prodotto matrice per vettore.
matrice per vettore. Ora il prodotto matrice per vettore potete anche perdere un po' di tempo perché effettivamente non è semplicissimo perché lo trovate come gain. Ah no, stavo trascinando nel punto sbagliato. Ecco qua. Lo trovate come gain. Va bene? Qual è il guadagno? Beh, lo devo sapere leggendo l'help in linea oppure guardando, diciamo, seguendo questa esercitazione. Se io gli do una matrice e lui in ingresso ha un vettore, lui fa matrice per vettore. Però fatemi vedere un po'. Ah, guardate, lui non so se si legge perché forse è piccolo, però questo non so come aumentare la dimensione. Lui mi dice che può fare vari tipi di operazioni con lo stesso blocchetto. Per cui è il problema di cui vi parlavo. E io so che voglio fare quella matriciale, ok? Apply e questo. Ora posso allargare un po' la dimensione e guardate, lui nel limite del possibile usa le lettere che gli metto io, quindi B per U. E qua collego. È sempre, mi dà sempre errore. Posso anche mettere, diciamo, una etichetta, posso usare del testo per chiamare i blocchetti e rendere più leggibile. Ok? Adesso non mi ricordo dov'è, però non lo mettiamo adesso, non fa niente. E poi fate così. Adesso non mi piace, ecco qua, la lineetta, ecco fatto. Chi è B? Andiamo a prendere il modello matematico. B è 1 sull'induttanza è 0, quindi adesso vado nel mio bravo file MATLAB. Ovviamente qua dovete mettere i commenti, ragazzi, io adesso non li metto perché V è 1 diviso L è 0. Ovviamente chi è L? L è uguale, andiamo a prenderci il testo dell'esercizio, 1,5 per 10 a meno 3 R, poiché questo è già unità di misura nel sistema internazionale. Non devo fare conversione. 1,5 per 10 a meno 3. Ok? E quindi anche questo qua l'ho definito. Salvo ogni tanto. Ecco fatto. Adesso, se io trascino col tasto destro, sto facendo una copia del blocchetto. Quindi io ho trascinato questo. Lo voglio usare per fare A per X, però siccome la X è in uscita da qua, deve tornare indietro qua, questo non mi piace così. Allora col tasto destro vedo che posso fare tante cose e una di queste è flip block. Eccolo qua, cioè mi ha fatto il simmetrico e a questo punto io collego la x qua, a per x qua. Guardate, ovviamente qua c'è scritto b, io devo scrivere a, apply, ok. Lui scrive a, ovviamente questa u va interpretata in senso informatico, cioè u è l'ingresso di questo blocchetto, ok? Ovviamente anche la a non esiste, per cui andiamo qua e definiamo a uguale. Allora, la A è 0 meno 1 su LC, quindi 0 meno 1 su L, 1 su C, poi meno 1 su RC. Ok? Che cosa manca? A questo gli manca C ed R. C uguale 5 per 10 a meno 9. Quindi questo è 5 per 10 a meno 9. Va bene? E poi ho la R. R uguale, dove sta? 680 ohm, sempre anche questo è
in un sistema di studio internazionale, quindi non devo fare niente. Allora, io già qua noto che ci può Professore. essere un problema fra qualche istante, e Quindi. cioè io voglio usare A, B e C perché sono le lettere che ho usato durante il corso, però la C maiuscola l'ho usata anche per la capacità, e questo può essere una fonte di semplicissimo baco informatico, per cui adesso che me ne sono accorto, perché avevo A e B e qua la C, e magari qua faccio C o no, tipo condensatore. E il MATLAB mi fa fare una cosa interessante, guardate, allora, guardate un attimo, io sono sulla C, scrivo la O minuscola e lui mi dice, guarda che se premi adesso Shift Enter, io tutte le C te le trasformo CO, va bene? Quindi può essere sia sorgente di un altro errore questa cosa, sia in questo momento l'ho usato perché mi ha aiutato a farlo più velocemente. Ok, adesso... Così, giusto per vedere se siete... Ah no, c'è scritto qua, quindi non ve lo posso chiedere. La matrice C delle uscite è 0,1. A questo punto me la scrivo. Quindi io qua che cosa faccio? Faccio un'altra volta tasto destro e mi porto questa qua che ora scrivo con C. Va bene? Apply, ok. Poi tasto destro sul ramo e significa che lui mi fa una derivazione e me lo sono portato qua. Ok? Ho quasi finito. Che cosa mi serve? Beh, la Y dove va a finire? Cioè, a questo punto io ho bisogno della Y e quindi vado a prendere, scusa, la libreria delle destinazioni che sarebbero sinks. Posso metterli in tanti punti diversi, nello oscilloscopio, che però poi lo vedo ma non mi rimane in memoria. Posso fare i sottoblocchi, magari poi se volete lo facciamo, ma non ci interessa. Allora lo posso mettere in un file e lo posso mettere in una variabile. A me piace di più la variabile. Quindi lui vuole sapere che variabile, beh, io ti chiamo Y. Ok? E a questo punto, diciamo che questa cosa che lui mi mette tutto quanto in una struttura, out punto poi il nome del blocchetto, l'abbiamo visto l'altra volta, in realtà è comodo, quindi io, diciamo, sfrutto questa cosa sua nuova e lo lascio così, l'ho chiamato Y, quindi lui sarà il campo Y della struttura out. Vuoi decimare? Beh, qua adesso aspetta un attimo. Vuoi decimare? Sì, il testo mi dice che devo decimare. Oppure mi dice che è il passo di campionamento. Allora, qua dobbiamo ragionare un attimo. In realtà non sto facendo una decimazione, sto imponendo un passo di campionamento. E quindi per la prima volta io uso questo T grande che ancora non ho definito. Apply. Ok, a questo punto vi chiedo, così almeno ci manteniamo svegli, se questo è il passo di campionamento, cosa devo scrivere? 0,4 microsecondi, quant'è? Per 10 alla meno 6. Per 10 alla meno 6. Cosa? Secondi. Sì, no, ma qual è il numero? Cosa moltiplico per 10 a meno 6? 0,4. 0,4. Ok. Allora, qui voi potete fare o 4 per 10 a meno 7, oppure se vi piace mantenere i multipli di 3, fate 0,4 per 10 a meno 6. Ok? Cosa significa? Significa che lui vi... qualsiasi cosa faccia la simulazione, che vi ricordo, questo è tempo continuo, quindi il MATLAB farà qualche magheggio per renderla, diciamo, discretizzarla, e non è detto che lui lo risolva a passo costante, però dico, a me non mi interessa, a me basta che tu mi metti questa cosa qui, va bene? Con questo passo di campionamento. Allora, A
apparentemente abbiamo finito, in realtà non abbiamo finito. Che cosa manca? Manca di dirgli come fare la simulazione, i parametri della simulazione. Allora, i parametri della simulazione che sono messi in un posto diverso a seconda della versione di MATLAB che voi state utilizzando, ok? E col tempo sono diventati abbastanza complicati, per cui fate attenzione alle uniche cose che dovete fare e sono. Allora, adesso sono in modeling, model settings. In alternativa, qui in basso a destra c'è variable step auto, che è un parametro del solver e vi porta alla stessa finestra. Ci arriviamo, diciamo, dalla strada principale e lui mi apre questa finestra. Ok, allora a questo punto, start time 0, stop time 10. Ora, ve l'ho detto 40 volte, quindi la 41esima, diciamo, non cambia granché. Perché 10? Non deve mettere nessun valore qua il Simulink, non mi sta aiutando. TF, oppure lasci vuoto e mi dai errore. Così quando io lancio la simulazione, la prima cosa che fai è mi dai un warning, mi dici guarda, non mi hai messo il tempo finale. Ok, TF quanto vale? Allora, vediamo un attimo. Tempo finale è 0,1 millisecondi, milli, quindi 10 a meno 3. Allora, quanti campioni sto salvando, ragazzi? Me lo sapete fare come ordine di grandezza adesso, al mente? Allora, ragazzi, millisecondi, compasso di campionamento microsecondi. Quanti campioni sto salvando in una simulazione? Dieci alla tre. Un migliaio di campioni, ok? Adesso un migliaio di campioni è acqua fresca per il MATLAB e per i computer, diciamo, attuali. Se io avessi lasciato i 10 secondi con un sistema dinamico così veloce, perché questo significa che il nostro transitorio, poiché ve l'ho dato io il tempo finale, io so che il transitorio si sarà estinto, altrimenti diciamo vi avrei fatto un dispetto. Per cui questo significa che il nostro sistema ha una costante di tempo che è inferiore al millisecondo. Se io utilizzassi i 10 secondi del MATLAB, io, diciamo, mi troverei con un passo di campionamento, diciamo, di 10 a meno 6 come ordine di grandezza, con un 10 alla 7 campioni, circa 10 milioni di campioni, per ogni variabile che voglio salvare. Adesso è un sistema semplice, piccolo, magari ce la fa anche a salvare un po' di cose a 10 milioni, ma vi rendete conto che sono ragionamenti che bisogna fare prima di lanciare la simulazione, altrimenti, diciamo, può essere troppo tardi. Ok, lo zero per noi è zero perché il sistema è stazionario, per cui lasciamo la costante T con F. A questo punto io posso anche lasciare il solver così com'è. Perché? Perché io gli dico fai tu, l'importante è che a me i dati, la Y me la dai col passo di campionamento che ti sto dicendo io. Poi qua c'è un solver di... no, dove sta? Ah, data import export. Qua c'è tutta quella discussione che abbiamo fatto. Lui dice, ma io vuoi che te li salvo tutte queste uscite, il log, le cose, e vuoi una sola uscita in cui metterci poi le varie strutture? A me, come vi ho detto prima, questa opzione adesso mi piace, però tutte le altre no. Proviamo a fargli salvare a lui il tempo. Questa è una cosa che... diciamo, non ho fatto le altre volte, vediamo che succede. E basta. Per il resto faccio apply. Ok, qua lui non mi dà errore perché non ho lanciato ancora nessuna simulazione.
Proviamo, vediamo un attimo. Se lancio adesso, sto salvando solo l'uscita, quindi non c'è lo stato, però vediamo un attimo. Allora, se Puoi fare io... una domanda prima di lanciare? Certo. Quando ho definito la Un attimo che motricità? alzo il suo volume. Prego. Quando ha definito la motricità nell'altro file? Se può andare nell'altro Allora, un attimo. Allora, questo è il file in cui definisco le file. Quando praticamente scrive meno 1 su R per C con 0, in quel modo C con 0 lo prende come moltiplicato al denominatore oppure... variabili. Allora, è una buona domanda perché dal punto di vista matematico, diciamo, no, l'ordine qua è lo stesso, per cui dipende come l'hanno implementato. Allora, la risposta è non lo so, per cui ci ho messo la parentesi tonda così evitiamo ambiguità. Va bene? Va bene, grazie. Allora, io lancio a questo punto init, ho messo punto e virgola da tutte le parti, per cui io diciamo, ah, ecco, invece me l'ha dato l'errore. Questo in maiuscolo. Allora, ritorniamo un attimo con l'errore. Ve l'ho già detto, lui mi dice tutto, quindi se io clicco qui mi porta alla linea 9 del file in cui c'è l'errore. Ok? Quindi gli errori di sintassi sono abbastanza semplici da individuare, perché ovviamente il programma non va avanti e se noi conosciamo la sintassi lo vediamo subito l'errore. Ok, adesso lancio. Ora è un programma questo che non fa granché, non mi dà nessuna uscita, io non vedo neanche cosa ha fatto, se non guardando a destra tutti i valori nello spazio di lavoro. E come vi ho detto, qui ci vogliono tutti quanti i commenti, magari mi faccio stampare qualche dato sullo schermo, in maniera tale che io ho sott'occhio quello che succede. E adesso vediamo che succede se io ho fatto qualche errore o meno. Allora, lui in basso a sinistra potete vedere se cosa fa, ok? E quindi potete vedere, vediamo adesso che errore mi sta dando. Quindi potete vedere in basso a sinistra i vari aspetti, diciamo, a che punto è la simulazione. Se c'è proprio qualcosa che non va, lui vi dà busy. Quando vi dà busy vuol dire che si è bloccato in qualche cosa. Allora, vediamo che errore ci sta dando. Allora, il guadagno che tu hai specificato ha una dimensione 1x2, while the input is being set to a dimension 1. Allora, lui qua in uscita a questo blocco sa di avere un segnale di dimensione 1, però qui dice tu mi hai messo antata questo gain qua, tu mi hai messo una matrice di dimensione 1 per 2. Ok, ora vediamo. B effettivamente 1 per 2, me ne posso accorgere sia facendo come ho fatto adesso, size 1 2. Se la matrice è piccola, scrivo semplicemente B e lui me la fa vedere sullo schermo, oppure vado qui a destra, ci passo col mouse sopra e lui mi sta dicendo questa qua è 1x2, è 1x2 double. Ok? Quindi mi dà tanti, ho tanti modi per capirlo. Allora, qual è l'errore? Lo vedete l'errore che ho commesso? Punto e virgola. Allora, ci sta sia il punto e virgola che l'apice, per cui col punto e virgola io sto facendo la matrice 2x1, con l'apice sto facendo la sua trasposta che è 1x2, va bene? Quindi o metto uno o l'altro, e a questo punto qua diciamo levo l'apice. Anche C è sbagliato, non so perché ho messo l'apice, perché invece C deve essere 1x2, quindi mi avrebbe dato errore, ok?
salviamo. Io posso lanciare premendo F5 quando sono direttamente nell'editor. E ho lanciato, lui l'ha eseguito, non me ne sono neanche accorto. Vado a vedere B è 2 per 1, sì, C è 1 per 2, sì. Allora, riproviamo a lanciare la simulazione. Ok, allora, questo rumore, questo beep è lo stesso sia quando fa l'errore che quando non fa l'errore. Per cui, però, qua in basso a sinistra c'è il Regi, non c'è niente di rosso, ha finito la simulazione. Io non gli ho chiesto nulla di grafico, adesso magari ci mettiamo uno oscilloscopio o qualcosa, però non gli ho chiesto niente, per cui lui non mi sta dando niente. Ok, che cosa ha fatto? La simulazione è questo vettore qua, out.y, me lo trovo adesso, eccolo qua, me lo trovo adesso nello spazio di lavoro. Se io scrivo out, lui mi dice, guarda, out è una struttura che ha un vettore tempo t di dimensioni 253 e l'uscita y che è a sua volta un time series out.y che è di 251. C'è qualcosa che devo un attimo capire. Che effettivamente non mi piace tanto. Perché guarda, allora, prima di tutto qua time series non mi piace perché è una struttura in una struttura, è troppo difficile accedere a questa variabile. Allora, vediamo un attimo. T maiuscolo qua va bene, ma io posso fare o la structure with time e quindi a quel punto il tempo è associato alla y. È una possibilità, oppure posso fare l'array e vediamo che cambia. Va bene? Rilancio. Allora, io prima di rilanciare la simulazione farei una cosa, farei clear, virgola, clc, virgola, init. Cioè, io dico, pulisci lo spazio di lavoro, poi, vabbè, svuota, diciamo, la shell, ma non è... E poi lancia init. In questo modo so che ogni volta che lancio init io parto con le condizioni sempre le stesse, cioè che non c'è nulla. Va bene? Ok, allora io questo l'ho fatto, è finita la simulazione. A questo punto, no, non è finita, cioè non è neanche iniziata. Ecco, adesso è finita la simulazione. A questo punto, out è come prima, out.y è un vettore. Ok, questa è l'uscita. E mi piace di più, però quello che mi piace di meno è che qua questo vettore tempo ha due campioni in più di Y. Quindi se io faccio il plot mi dà errore. Allora cosa faccio? Una possibilità è che io mi metta a giocare nel modeling e mi metta a vedere perché questo signore mi ha dato il tempo così, probabilmente gli devo dire che voglio da qualche parte campionarlo. Allora, questo qui non lo so fare adesso, è la prima volta che uso questa interfaccia, per cui non lo faccio e trovo un'altra strada per farlo. Va bene? Se lo scoprite me lo dite voi. Allora, prima di tutto dico ok, ma io allora non lo voglio il tuo tempo perché tu questo tempo ti probabilmente ha due campioni in più perché ci sono i campionamenti intermedi suoi e allora me lo salvo io il tempo. Una possibilità è che io a questo punto qua mi faccio structure with time, va bene? Per cui dico ok, salvamelo con il tempo e guardate adesso che dovrebbe succedere. Ho rilanciato la simulazione, faccio out, a questo punto y è una struttura. Quindi out.y ha un field che è time di 251 e poi questo qua che si chiama signals. Che è di 251, che sarebbe la y. Ok? Quindi il tempo è il valore di y e quindi è di 251.
Non voglio confondervi, però vi voglio far vedere tutte le possibilità. L'altra possibilità è di quella di dire: tu non ti preoccupare e dammi la re in uscita, e poi il tempo me lo salvo io in un altro modo. Allora, io qua prendo il blocchetto time, ok? Dalla libreria. Sorgenti. Clock, non time clock. Questo è clock. Senza decimazione, però l'uscita c'ha il sample time T grande. Vediamo che sta succedendo adesso. Adesso guardate, out a T ellipsi. Ok? Ok, però io così, diciamo, così a me non piace molto, non vedo niente, non ho grafici, non ho niente. Allora, a me piace vedere tutte le grandezze. Allora, quello che io faccio quando faccio le simulazioni in Simulink, tipicamente è di mettere sia degli oscilloscopi. Metto l'oscilloscopio sulla Y, lo metto sulla U, va bene? Questa simulazione sarà talmente veloce che alla fine, aspettate che non mi fa il tasto destro, ecco. Ok. Se io lancio la simulazione, a questo punto l'oscilloscopio, un attimo, ho problemi di doppio picco. Ecco qua. A questo punto l'oscilloscopio mi consente di vedere l'andamento della grandezza o delle grandezze che gli metto in ingresso. Va bene? E se io ce l'ho già aperto quando lancio la simulazione, lui lo rivedo, però è talmente veloce che sembra istantaneo. Se io ho una simulazione particolarmente complessa, questo me lo fa vedere in tempo reale. E quindi se qualcosa non va, posso interrompere la simulazione. Va bene? Quindi l'oscilloscopio, diciamo, è una prima cosa che si mette. Una seconda cosa che si mette che si fa sempre quando si fanno, diciamo, le simulazioni, è quella di farsi tutti i plot possibili e immaginabili. Ad esempio, plot output, virgola, output, tempo e uscita. Ok? E questa è la simulazione, e questo è il plot. Però non mi piace, posso personalizzarlo, però adesso a personalizzare ci potete passare le giornate. Io, diciamo, vi faccio solo vedere qualcosina. Qua, vabbè, si può evitare questa cosa. E questa è l'uscita. Posso anche mettere nello stesso plot uscita e ingresso. Ah no, l'ingresso non l'ho salvato, lo devo salvare, cioè se voglio devo mettere un blocco out anche nell'ingresso. Adesso io ho dovuto zoomare molto per aumentare la visibilità, diciamo, della registrazione. Ovviamente nel vostro schermo avrete una dimensione, questo è il 250% al 100%, per cui diciamo sarà più leggibile. Comunque posso anche salvarmi l'ingresso che ho generato io, per cui a questo punto, se voi guardate, scusate che, ah no, questo non mi serve più. Se voi ho fatto un po' di un attimo su, ecco qua. A questo punto io posso anche fare, guarda, salvami out.u insieme ad out.y. E lui me l'ha messe tutte e due nello stesso plot, va bene? Colori diversi, il codice colore è sempre lo stesso, lo imparerete molto presto. Ok, adesso e arriviamo, diciamo, a conclusione, perché mi rendo conto che, diciamo, è anche noioso, quindi vi divertite adesso voi a fare la stessa cosa.
In realtà il testo a me ha chiesto una cosa leggermente diversa, cioè a me il testo ha detto: io voglio una cosa che mi consenta di accedere allo Stato, perché torniamo al significato di sistema dinamico in spazio di Stato, significato un po' più ingegneristico. Guardate, io qui ho un ingresso U ed è l'ingresso manipolabile con cui io entro nel mio sistema dinamico e ho un'uscita vettoriale, significa che io sto misurando una o più variabili. Tutti i sensori che io ho sono in Y, cioè io qui ho un voltmetro con cui ho misurato questa tensione qua. Quindi io non ho la misura della corrente nell'induttanza, va bene? Perché non ho comprato l'amperometro. Per cui lo stato non è accessibile. Lo stato lo possiamo vedere noi quando facciamo le simulazioni, perché è una simulazione, ma nella realtà, se io sto accedendo a un elemento dello stato, a una variabile di stato, chiaramente quella diventa automaticamente una componente dell'uscita. Quindi se io aggiungessi adesso l'amperometro sull'induttanza, vuol dire che io ho due componenti di uscita, che sono poi le due componenti dello stato. Quindi nella realtà io lo stato non riesco a misurarlo, e infatti dedicheremo tantissima energia a stimare lo stato tramite la misura di uscita e conoscendo l'ingresso. Noi dedicheremo tanta energia a questo, perché lo stato per definizione non è accessibile. Però poiché adesso c'è una simulazione, vogliamo accedere allo stato. E come facciamo? È banale, cioè nel senso, vogliamo un oggetto che ci consenta di fare delle simulazioni in cui io accedo o meno allo stato. E allora vediamo un attimo che cosa faccio. Allora, questa è la mia uscita, lo stato è il segnale che passa in questa linea qua, va bene? Quindi io molto banalmente qua mi faccio una nuova variabile x e la vado a prendere da questo nodo e me la metto qua, ok? Quindi per quanto riguarda la simulazione, ecco qua, ho accesso allo stato, vabbè, grazie, vuol dire è una simulazione. Però noi, poiché dovremmo fare la stima dello stato, nel nostro caso ci interesserà, sposto un po' di cose per fare quello che devo fare, qua. Nel nostro caso ci interesserà utilizzare un sistema dinamico in spazio di stato con la possibilità o meno di accedere allo stato. Allora guardate io che cosa faccio. Io creo una scatola nera selezionando poi tasto destro e gli dico raggruppa. Vediamo se me lo fa fare, perché era così fino, infatti non me lo fa fare. Allora, perché non me l'ha fatto fare? Allora, seleziono, ovviamente anche questo, tasto destro, ecco qua. Ho selezionato dei blocchetti e gli ho detto crea un sottosistema con questi blocchetti. Poi io questo lo posso pure battezzare ingresso, stato, uscita, tempo continuo. Questo a che cosa serve? Beh, a scrivere del codice più leggibile, prima di tutto. E poi, beh, guardate, ora io questo sottoblocco, per me la scatola nera sistema dinamico.
Gli ingressi, vedete, si chiama U questo, si chiama 1, io lo chiamo U perché tanto questa... No, ho sbagliato, qua devo mettere 1, ok, e qua sotto posso mettergli un nome, ok? Questo qua è la X e questa è la Y. Che cosa significa? Significa, vedete, me lo trovo qua, significa che io adesso posso fare delle simulazioni in cui accedo solamente all'uscita Y e poi, poiché è simulazione, posso eventualmente accedere anche allo stato X. Nella realtà questo ramo qua non c'è, va bene? Per il mio sistema dinamico ha U come ingresso e Y come uscita. Ok, allora vabbè, lanciamo anche una simulazione con lo stato. Vediamo cosa è cambiato nello spazio di lavoro. Guardate, out, tempo, ingresso, stato, uscita. Questa è la configurazione con cui io mi trovo più a mio agio quando lancio Simulink. E mi piace anche il fatto che lui mi abbia messo out qua. Sapete perché? Perché io adesso posso fare out 1 uguale out, punto e virgola, magari cambio la resistenza o la capacità, diciamo che raddoppio la capacità, rilancio questo qua, quindi ho rilanciato init, rilancio la simulazione, ok, adesso faccio out 2 uguale out e ho le due simulazioni, quindi posso per esempio fare plot t, chiedo scusa, out 1.t virgola out 1.y e poi nello stesso grafico gli dico out 2.t virgola out 2.y. ok, ecco qua. È molto comodo adesso perché io ho cambiato il codice, probabilmente ho cambiato pochissimo. Tutta l'uscita della prima simulazione l'ho messa nella struttura out 1, tutta l'uscita della seconda simulazione nella struttura out 2 e posso, diciamo, confrontare immediatamente cosa è cambiato cambiando uno dei parametri del modello matematico. Ok? Per cui questa cosa qui mi piace e l'ho utilizzata nelle ultime versioni. Forse dall'ultima versione del MATLAB l'ha messa. Mi piace anche che la struttura ha le variabili come dico io, così piace a me. Guardate, questo X è 251 per 2. Ogni riga è il vettore tempo e ogni colonna è l'elemento 1 e 2. Va bene? Per lui. È possibile anche l'altra scelta, che ogni riga è x1, x2 e poi le colonne sono istanti di tempo. È la stessa cosa, basta che uno lo dice prima. Ok, l'ultima cosa, facciamo il plot delle fasi. Allora, professore, scusi, posso chiedere una cosa? Prego. Allora, ho lanciato la simulazione su Simulink e ho notato che mi esce questo errore. Adesso io lo scrivo qui magari. No, condivido il suo schermo. Un attimo, stop, interrompo la... Ah, questo qua, va bene. Sì. È in relazione al clock. Allora, lui adesso sta dicendo che ci sono due variabili diverse a cui lei sta tentando di dare lo stesso nome. Per cui probabilmente nella... interfaccia della configurazione dei parametri della simulazione, sì, dovrebbe forse deselezionare questo modern time logging. Proviamo un attimo, vedo un attimo se è questo. Allora, un attimo solo, dove è MATLAB? Ecco qua. Allora, vedo un attimo, allora, modeling. Allora, non so, qua per caso lei ce l'ha ancora selezionato? Sì, 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 ok, ok, sì. Era questo? Vediamo subito. Sì, perfetto, ok, grazie. Ok. Allora, adesso facciamo l'ultima cosa che era stata chiesta, e cioè stampiamo per una stessa simulazione x
x, le due componenti di x. Allora, che cosa significa? Che devo stampare? La seconda colonna e la prima colonna. Quindi come ascissa uso 1 e come fissato per me è troppo sottile. Ecco qua. Allora, questo adesso che cos'è? Niente, una bella spirale. Poi capiremo perché questo sistema dinamico, se io disegno in asse x, x1, in asse y, x2, mi fa una spirale. Va bene, adesso è semplicemente un grafico che viene richiesto di fare. E basta. Anzi, no, vi faccio anche vedere un'altra cosa e poi interrompiamo. Perché, allora, se io faccio out1.t, virgola. Allora, metto le due variabili, metto insieme le due componenti dello stato. Ok, guardate, vi faccio notare questa cosa. La variabile x1 sembra 0, la variabile x2 va a 3, il valore 3. Facciamo attenzione. Come vi ho detto, noi partiamo da un livello di astrazione alto, cioè dal modello matematico, e non dobbiamo mai dimenticare che sotto ci sta un modello fisico e non dobbiamo mai dimenticare che siamo ingegneri. Stiamo disegnando due curve. X2 io so essere la tensione in uscita, 3 sono i volt. Perché? Perché se io ricordo l'esame di elettrotecnica o di fisica 2, a seconda di dove avete studiato, quando questo è andato a regime, questa induttanza si chiude, per cui la tensione di uscita è uguale a quella di ingresso. Ok? Non importa se non lo ricordiamo, è semplicemente per dire che il fatto che questa tensione sia di ordine di grandezza uguale a questa è una cosa che non mi deve sorprendere, perché un minimo di modello lo devo, se voglio, posso, è bene capirlo. Questa qua è la corrente nell'induttanza. Allora, è possibile che tutto quanto il circuito stia evolvendo, va a regime a un valore di tensione diverso da zero, ma che la corrente nell'induttanza sia sempre stata nulla? Ve lo sto chiedendo, è possibile questo? A parte le conoscenze di fisica, intuitivamente queste variabili sono correlate fra di loro, cioè sono legate fra di loro, accoppiate fra di loro, correlate, scusate, meglio di no, sono accoppiate dinamicamente fra di loro. È possibile che una si fa un bel transitore e poi va a 3 e l'altra rimane sempre nulla? Vabbè, vi rispondo io. È improbabile che succeda. Anche la domanda, diciamo, conteneva anche già la risposta, no? È improbabile che succeda. Allora, secondo voi, perché io ho quello zero? Vado a cercare un errore di software? Vado a debuggare il codice? Allora, prima di tutto mi metto una bella griglia perché, diciamo, sono fissato e preferisco avere la griglia. Poi comincio a zoomare. Guardate, questo è il tempo, no? Questo è 10 a meno 4. E io comincio a zoomare e scopro che in realtà x con 1 si è fatto anche lui un bel transitorio, qualitativamente molto simile a x con 2. L'ampiezza è circa 5 per 10 a meno 3. Qual è il piccolo dettaglio? Che questi sono ampere, perché questa è una corrente. Quando io scrivo x punto uguale a x, ciò che perdo di vista è che x ha variabili che sono diverse, con unità di misura diverse. Quindi, dal punto di vista numerico, non è detto che io mi trovi tutto quanto bello pulito, va bene? E spesso devo ragionare. E questo è l'esercizio. Allora, adesso interrompo la presentazione. Adesso, diciamo,
Ok, l'ho saputo fare l'esercizio, però chiaramente lo dovete fare voi. Quindi, se voi avete MATLAB adesso, io il mio suggerimento è che adesso io lascio Meet aperto, levo il mio microfono, vi lascio un po' di tempo, faccio io una pausa, poi torno qua e voi man mano mi fate vedere, diciamo, i vostri sforzi, oppure mi dite se vi siete fermati. Proviamo così, che ne pensate? Andiamo? Ok, allora io interrompo anche la registrazione perché non ha più senso, nel senso che poi, vuol dire, quindi finisce qua, la metto a disposizione, ma finisce qua la registrazione. Per cui il mio, cioè, vuoi dire, il messaggio che vi vorrei mandare, adesso non vi fermate davanti allo schermo a guardarlo, tentate di rifare esattamente quello che ho fatto. Va bene? Se io interrompo la registrazione, adesso non è subito.